che abusivamente era rimasto in carica proprio per eleggere questo governo e accettare che questo governo allora a sua volta stravolga le leggi dello Stato, ma non le leggi qualunque, la legge primaria dello Stato, non avendo nessun titolo per poterlo fare e in maniera del tutto abnorme rispetto a quello che prevede la Costituzione stessa per la realizzazione di queste cose. E adesso addirittura, dopo essersi accorto che comunque la gente non permetterà a questo aborto ideologico conflittuale con qualunque razzo la si voglia andare a confrontare, non permetterà di passare attraverso l'istituzione del referendum, va dicendo in giro che vuole pagare 500.000 mezzo milione di euro che darà che dice che risparmia lui risparmia li devolverà ai più poveri, sì. Ma li mortacci tua, ma dalli alla al padre della tua ganza, capito? Allora, no, gliene dà di più. Gli ha dato qualche decina di milioni, hai capito? 24 milioni. Diciamo ganza solo, per modo di dire, la ganza sarebbe questa. All'Etruria gli ha dato, sì, 12 miliardi di euro. Sì, sì. Eccolo qua, alla ganza. Capito? Senza che nessuno sapesse niente, l'Etruria gli ha dato 12 miliardi di euro per rinvigorirla e diciamo ricostituire il capitale. Ecco. La gazza ladra, non è la ganza, è la gazza ladra questo qua, capito? Questo personaggio, lo dobbiamo ripetere ex novo, è stato pescato da una banale sottoscala di una parrocchia dove faceva il capo scout. Punto e basta. Ben inteso della Jessica, del signore. Non dell'Asci e né tantomeno dei cattolici, degli scout cattolici, è la Jessi, quindi sappiamo perfettamente chi sono e dove vanno a pescare questi personaggi. Beh, sicuramente in ambienti poco chiari. Sicuramente. Qual era? Poi cosa volevi vedere tu? No, avevi detto che volevi vedere volevo far vedere quell'articolo dedicato a quel nuovo libro della Giuliana Conforto, della professoressa Giuliana Conforto, e mi fa molto piacere, ha scritto questo libro relativo al cambio in atto del paradigma. Sta cambiando il paradigma e non credo fino a che punto questi riusciranno a reggere quando cambierà nettamente la mentalità delle persone e questi italioti non saranno più succubi di queste operazioni. È chiaro che però andrà per aria anche il sistema clericale, che è alla base di questo clericalismo ignobile, cioè che è il catto comunismo. Volevo dire l'ultima cosa per quanto riguarda la Costituzione. Mussolini si credeva un dittatore, in realtà ha sempre rispettato la Costituzione albertina, tant'è vero che si è fatto fregare dal re, perché quando è stato dimissionato, no? Se fosse stato veramente un dittatore, invece andare avrebbe assunto direttamente il potere. Avrebbe detto: no, guarda, facciamo così, vattene, vaffanculo te, appunto, e rimango io, appunto. Cacciava il re, il quale ovviamente l'ha fregato, cacciava il re, carcerava il Badoglio i vari grandi, come ha fatto Erdogan. Erdogan è un uomo, quei coglioni, capito? Vabbè, Mussolini c'aveva 60 anni. Ti immagini. Tant'è vero che è quello che il grande scrittore che è stato Antonino Trizzino non si è mai capacitato della passività di Mussolini di fronte a queste cose e ha scritto un libro intitolato L'ultimo Mussolini, ipotizzando che avesse la sifilide, cosa che poi non era vera. Quindi quest'uomo è stato fregato anche della sua sostanziale intrinseca debolezza, non ce l'ha fatto più a reggere la situazione. Sì, io dico a questo punto chiudiamola. Va bene, allora ragazzi, grazie per il tempo che ci dedicate, sempre più numerosi, noi vi ringraziamo della vostra... Vuol dire che richiamiamo la vostra attenzione. No, ma vi ringraziamo della vostra benevolenza, anche delle recensioni che ci fate. Sì. E quindi... ci stimolate sempre più. Le critiche sono sempre ben accette. Le critiche fondate, ovviamente, quando ci scrivete delle banalità, ovviamente non vi rispondiamo neanche più. E noi vi diremo che sono banalità.
Va bene, sempre so long. Sempre, laudetur priapus. Soprattutto.